Ciao, ben ritrovato in questo nuovo video. Prima di analizzare un brano pop, io vi consiglio di fare un passo indietro per poterne fare uno avanti. Nel senso, noi abbiamo visto solo due figure musicali, che sono la semiminima e la croma. Semiminima un quarto, croma un ottavo. Ovviamente esistono figure che vanno dopo la croma e figure che vengono prima della semiminima. Oggi andremo a vedere le figure che vengono prima della semiminima, per poter fare un quadro generale e completare la nostra conoscenza delle figure musicali. Prima della semiminima troviamo la minima, prima ancora della minima la semibreve. La semibreve si scrive in questo modo, vale 4 quarti e in una battuta di 4 quarti, la semibreve andrebbe ad occuparla tutta, quindi suonerebbe solo sull'uno perché la sua grandezza, quindi il suo valore di 4 quarti, andrebbe a prendersi il secondo movimento, il terzo e il quarto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, in questo modo. Sui piatti sarebbe diverso perché il suono sarebbe molto più prolungato. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Per quanto riguarda la minima, il suo valore è di 2 quarti e si scrive in questo modo, quindi come la semiminima, diciamo svuotata, ok? Tutta bianca. In una battuta di 4 quarti andrebbe a prendersi, messa sul primo movimento, andrebbe a prendersi il primo movimento e il secondo, quindi suonerebbe sull'1 e si prenderebbe anche il 2. Quindi per completare la battuta di 4 quarti con la figura di minima, andremo a mettere due minime perché una vale 2 quarti e si prende il primo e il secondo movimento, l'altra 2 quarti si prenderà il terzo e il quarto movimento. Quindi suoneremo sul primo movimento, quindi sul numero 1 e sul numero 3. Quindi sarebbe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Su un piatto, su un suono prolungato sarebbe 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'esercizio che vi propongo adesso presenterà tutte le figure che abbiamo visto fino a mo'. Quindi semibreve, minima, semiminima e croma. Andremo a fare un'esecuzione che si chiama lettura ritmica, quindi noi andremo ad eseguire, è un esercizio ritmico, e andremo ad eseguirlo interamente sul rullante. Quindi troveremo tutte le note scritte sul terzo spazio, quindi tutte sul rullante, ok? E troveremo un fritto misto, nel senso che inizialmente troveremo prima, per prendere confidenza, prima la semibreve, poi la minima, poi la semiminima, poi la croma, e poi inizieremo a mischiare un po' tutto, ok? Quindi non troveremo mai la semibreve, per ovvi motivi, insieme ad altre note, perché la semibreve occuperebbe tutta l'intera battuta. Adesso vi mostro tutto l'esercizio come è composto, lo state vedendo in questo momento. Vi faccio notare che il quadratino posto sopra la nota va ad indicare che andremo a suonare quella nota lì con la nostra mano forte, che per me che sono destro è la mano destra, per un mancino è la sinistra. Invece il cerchietto nero è la mano debole, quindi per me che sono destro è la sinistra, per un mancino è la destra, va bene? Niente, non c'è null'altro da aggiungere, quindi direi di proseguire con un BPM basso, quindi imposteremo il nostro BPM a 80 e direi di iniziare. Thank you.
Come avete appena visto dalla mia esecuzione, la semibreve va a suonare solo sull'1, ripeto, e si prenderà il secondo, il terzo e il quarto, quindi suoneremo solo sull'1. La minima suoneremo sul numero dove è ubicata, dove è posta, e andrà a prendersi anche quello dopo. Quindi facciamo un esempio. A battuta numero 6, la semiminima suonerà sull'1, la minima suonerà sul 2 e si prenderà anche il secondo. La semiminima di nuovo sul quarto suonerà sul quarto, ok? Altro esempio è battuta, per esempio, sto andando a salti. La battuta numero 16. Le due cromiche suoneranno sul numero 1, quindi 1, ok? Due colpi equidistanti tra loro, solo all'interno del primo movimento, quindi 1. Ricordiamoci 1, 2, la divisione in sillabe che ci farà dare la giusta distanza tra una nota e l'altra. Quindi 1, ok? La seconda, che è una minima, suonerà sul 2 e si prenderà anche il terzo movimento. Sul quarto movimento avremo di nuovo due crome, quindi sarà 1, 2, 3 e 4, ok? La 18ª battuta sarà 1, 2, 3 e 4. Il discorso è molto molto semplice perché si tratta soltanto di rispettare il loro valore e eseguire, a seconda dalla mano indicata sullo spartito, eseguire questa lettura ritmica. Ovviamente ogni figura musicale che si rispetti ha la sua relativa pausa, quindi andremo a trovare una pausa per ogni figura che abbiamo conosciuto fino ad ora. La semibreve, ricordiamo come si scrive, la sua relativa pausa prende questa forma, quindi sta ad indicare che noi per quattro quarti dobbiamo fare silenzio. La minima, ricordiamo come si scrive, la sua relativa pausa presenta questa forma, che sarebbe una specie di cappellino sul terzo rigo verso l'alto, diciamo, un rettangolino che si poggia sul terzo rigo, da non confondere con la pausa di semibreve, che sta sul quarto rigo verso il basso. Quindi sono più o meno lo stesso, una si trova sul terzo rigo verso l'alto, quella di semibreve sta sul quarto rigo verso il basso. Poi abbiamo la pausa di semiminima che ha questo simbolo strano, nel senso che se vogliamo analizzarlo sarebbe una specie di Z con una C, una cosa particolare se la vogliamo scrivere a penna, ok? E quindi iniziamo già a prendere confidenza a guardare. Guardiamo le nostre pause come si scrivono, così le iniziamo a riconoscere quando le vediamo, quando le incontreremo nella prossima lettura ritmica. Prossima lettura ritmica un po' più difficile, sempre a 80 bpm. Io vi propongo questa lettura ritmica qui. Ricordiamo il quadratino che va ad indicare la nostra mano forte per me, che sono destro e la destra. Il cerchietto nero va ad indicare la mano debole, che per me, che sono destro, e la sinistra, ok? Quindi chi è mancino, tutto al rovescio. Allora, adesso seguirò questa lettura che vi sto mostrando in questo momento e andremo a analizzare i punti più, diciamo, difficili per chi sta appena iniziando ad interfacciarsi con queste figure e con le pause, ok? Iniziamo subito. Come abbiamo notato, non è molto difficile.
Soltanto che ci sembra difficile perché sono argomenti nuovi, sono figure nuove e ancora non siamo abituati a trovarle di fronte e ad affrontarle, ok? Allora, diciamo, già la prima battuta è molto semplice perché non ha una pausa, quindi avremo 1, 2, 3 e 4. La seconda ha la pausa di semiminima sul terzo movimento. 1, 2, 3 e 4. Terza battuta, pausa di semiminima sul primo movimento, quindi 1, dobbiamo fare silenzio sul primo movimento, 1, 2, 3 e 4, perché la minima non fa suonare il quarto movimento, perché si prende, suona sul terzo e si prende anche il quarto. Quarta battuta, abbiamo due crome, quindi da suonare in un unico movimento, quindi sul numero 1, e le altre due crome le troviamo sul terzo movimento, perché sul secondo e sul quarto troviamo una pausa di semiminima, quindi avremo 1, 2, 3 e 4. Come vedi il concetto è molto 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 semplice. La tredicesima battuta è molto molto difficile, nel senso che, sto scherzando, dovremo stare in silenzio per 4 quarti, quindi 1, 2, 3, 4, e abbiamo eseguito la tredicesima battuta. Solo alla quindicesima battuta iniziamo a trovare la pausa di minima, quindi per 2 quarti dovremmo stare in silenzio. In questo caso è posta sul primo movimento e quindi non suoneremo per 2 movimenti, il primo e il secondo. Sul terzo movimento abbiamo una semiminima e sul quarto 2 crome. 1, 2, 3, 4. Dopo aver visto le nuove figure che ancora non conoscevamo e quindi ci siamo esercitati e risercitati su queste letture, un consiglio che posso darvi è di accompagnarvi, oltre che col metronomo, con il Charleston. Quindi il Charleston e il metronomo andranno a fare le stesse cose, quindi one, two, quindi sarebbe il nostro click che andrà insieme al metronomo, quindi ta. Quindi metronomo e click insieme, ok? Quando andremo a fare la lettura ritmica, quindi questo è un esercizio in più che si aggiunge alla nostra lettura ritmica, quindi mentre abbiamo il metronomo in cuffia o sull'impianto, mettiamo il nostro piede in sincrono con il metronomo e eseguiamo la lettura ritmica. Poi, sempre con la stessa lettura ritmica, facciamo la stessa cosa col piede destro, quindi con la cassa. Quindi ogni colpo di cassa andrà a suonare insieme al metronomo. Quindi il Charleston o la cassa sarà il nostro metronomo. Quindi non andremo a non suonare quando troveremo le pause, perché è il nostro metronomo, appunto. Le mani smetteranno di suonare quando troveranno le pause e suoneranno quando troveranno le note. Ripeto, la cassa in quarti insieme al metronomo o il Charleston, oppure cassa sull'1, Charleston sul 2, cassa sul 3, Charleston sul 4, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mentre facciamo la lettura ritmica con le mani, va bene? Sono quindi delle difficoltà che andremo dopo aver fatto la lettura solo col metronomo, sono delle difficoltà, ripeto, che andremo ad aggiungere alla nostra lettura. Dopodiché, una volta aver preso dimestichezza con queste figure, iniziamo ad analizzare il nostro primo brano pop. Il brano che andremo ad analizzare è a 120 bpm, un pattern molto, molto semplice di batteria che abbiamo già affrontato, quindi la cassa sull'1 e la doppia cassa sul terzo movimento, quindi 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Molto semplice, però che troveremo qualche variazione del nostro ritmo che servirà alla canzone, servirà il brano in questo caso. Non sto lì a dirvelo perché adesso sapete leggere, avete la conoscenza per individuare dove è il cambiamento del ritmo e a cambiarlo lì dove è richiesto cambiarlo, insomma. Una cosa che voglio farvi notare è che inizia con un colpo di crash, quindi ricordiamo che la X con un cerchietto attorno è il crash. Inizieremo quindi il brano con un colpo di crash. Suoneremo per 2 battute da soli, quindi porteremo il nostro pattern di batteria per 2 misure. E inizierà il nostro brano che non è cantato, però presenta delle strofe, dei ritornelli, dei soli, delle pause. Perché appunto
Bisogna trovare un po' di tutto, altrimenti non avrebbe senso analizzare questo brano e studiare questo brano. Il ritornello sarà fatto con il ride, quindi la nostra X, che si riferisce ai piatti, non sta sopra il quinto rigo, che sta ad indicare il Charleston, ma starà sul quinto rigo, a cavallo del quinto rigo, che andrà ad indicare il nostro ride. Il set che ho montato io in questa lezione presenta due crash. Possiamo usare o uno o l'altro a seconda del nostro piacimento, della nostra comodità, dove ci troviamo meglio. Magari stiamo facendo il nostro fill e vogliamo colpire quello più vicino. Dipende, dipenderà da noi qual è più musicale, perché comunque hanno due suoni diversi. E il set che ho montato in questa video lezione ha un solo tom e due timpani. Se vi ricordate, però, nella primissima lezione, io non usavo questo timpano perché appunto i set standard presentano 5 tamburi, cassa, rullante, tom, tom, timpano. Il brano sarà strutturato per 5 tamburi, quindi se hai due tom e un timpano va bene. Io in questo caso ho un tom, due timpani, va bene lo stesso. Avremo primo tamburo, secondo e terzo, va bene? Rispettivamente. Io sul quarto spazio in alto, quindi partendo dal basso, sul quarto spazio avrò il mio tom 1. Se hai due tom sul quarto rigo avrai il tuo secondo tom. In questo caso il tuo secondo tom sarà il mio primo timpano. E questo per me sarà il timpano, scritto sul secondo spazio. E per te lo stesso, se hai un timpano soltanto, va bene? Quindi si tratta solo del timpano in più, che per te è il secondo tom. O magari hai anche tu una batteria come la mia, un tom e due timpani, va bene? Quindi il problema non si pone, possiamo proseguire. Allora, io mi aiuterò con il mio tablet, il mio iPad, e scorrerò per vedere le difficoltà. Il video che vi faremo avere dal sito, da Note tra le righe, presenta un indicatore blu che a tempo si muove e ti indica in quale punto ti trovi esattamente. Poi ci sarà una versione suonata da me e una versione, appunto, una drumless, una versione senza batteria, una col BPM e una senza. Quindi dicevo prima, è a 100 bpm, scusami, è a 120 bpm, inizia con un crash e inizia a suonare subito. Nella versione drumless col BPM avremo due battute di click, di metronomo, prima che inizi la canzone, e poi due battute, come ho detto prima, iniziamo noi da soli per due misure. Quindi due battute, noi da soli che suoniamo, quindi sarà... Mi faccio sentire. 2, 3, 4. E così via. Scorrendo per l'intera strofa non abbiamo nessun tipo di difficoltà, perché sono solo ritmi, sempre lo stesso ritmo, quindi molto molto semplice. Al passaggio, come in ogni canzone pop che si rispetti, abbiamo un fill, quindi la battuta prima del chorus, quindi del nostro ritornello, sarà, quindi andremo ad analizzare questa battuta adesso, avremo sul primo movimento quello che abbiamo sempre avuto, quindi cassa Charleston Charleston, quindi U no. Secondo movimento, sempre rullante Charleston, U, Du, E. Terzo movimento, abbiamo la nostra cassa col Charleston in battere, quindi 3. E poi ripeto il discorso dei tom che ho spiegato prima. Tom, tom, timpano, per me sarà tom, timpano, timpano, quindi avremo 3, quindi il primo tom sul quarto spazio, dicevo, e gli altri due a seguire, quindi abbiamo il secondo tom sul quarto rigo e il terzo tom sul secondo spazio. Lo faccio molto molto lento. 1, 2, 3, e 4, ok? Fatto veloce.
Per ogni cambio sezione, quindi passando dalla strofa al ritornello, abbiamo il nostro fill, e quindi quando inizia il nostro ritornello abbiamo il nostro crash. In questo caso io userò questo. Facendo attenzione che dove sta scritto chorus, la X non sta sopra le 5 righe, ma sta a cavallo del quinto rigo, quindi è il nostro ride, va bene? Faccio l'ultima misura della strofa e la prima del ritornello. E così via, facendo attenzione che al nostro ritornello abbiamo la cassa che varia. Il charleston e il rullante saranno sempre gli stessi. Rullante 2 e 4, il charleston sempre in ottavi. Troveremo infatti già sulla seconda battuta del nostro ritornello una cassa in più, diciamo, che serve per servire la canzone. La troveremo in questo caso sulle varie del quarto movimento. Faccio molto molto lento. 1, 2... 3 e 4, 1 e poi la cassa della battuta dopo, va bene? E così via. Vado avanti, non c'è nessun'altra difficoltà. Vediamo un po'. Inizia. Ok, alla fine del nostro ritornello abbiamo una cassa con un crash sul primo movimento e dopo abbiamo delle battute, delle pause che andranno a ricoprire il restante, quindi il secondo, il terzo e il quarto movimento. Quindi la prima, quindi sul secondo movimento, è la pausa di semiminima che va a prendersi il secondo movimento, e l'altra è una pausa di minima che va a prendersi il terzo e il quarto movimento. Così come sta scritto, andrebbe stoppato il piatto, perché sul secondo movimento già non si deve sentire niente, quindi sarà 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Quindi bisogna stoppare il piatto con la mano perché sul secondo movimento c'è una pausa e non si deve sentire nulla. Però se a gusto musicale decidete di cambiare, non c'è nulla di male, nel senso che facciamo risuonare il piatto per tutta l'intera battuta. Quindi 4, 3, 4, 1 e poi tutte le altre battute a seguire. Molto molto semplice, vi ricordo che in questa versione abbiamo l'indicatore blu che ci seguirà, ci farà capire dove ci troviamo. Vediamo se ci sono altre difficoltà, quindi inizia il verso, che è la nostra strofa. Sempre lo stesso uguale a prima. Ok, come prima del ritornello abbiamo... Oh, mi sono dimenticato di dire che quando ricomincia la strofa, ritorniamo sullo Charleston, va bene? Sulla yet. Poi strofa, 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 strofa. Ok, quando dicevo, ritroviamo il nostro ritornello, il nostro chorus, sempre il nostro fill di prima. Crash e passa sul ride, va bene? Andando avanti, abbiamo... Finisce il ritornello come prima, quindi cassa e crash. Battute. Quindi il restante della battuta cassa crash, pausa, la battuta dopo, tutta pausa, quindi pausa di semibreve. E poi inizia, c'è scritto guitar solo. Guitar solo lo faremo sul Charleston e sarà un assolo di chitarra, appunto. È molto 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 semplice, ma ci farà capire, ci farà seguire con gli occhi mentre stiamo suonando cosa stiamo suonando. E dovremmo essere bravi a suonare, a non venire meno la nostra esecuzione perché stiamo leggendo la musica, stiamo leggendo lo spartito, va bene? Quindi bisogna fare tutto in maniera impeccabile, sia suonare la pulizia del suono e leggere la musica mentre stiamo suonando, va bene? E quindi appunto un esercizio che ci farà fare tutte tante cose insieme, va bene? A seguire, e vi lascio, quindi vi saluto, ci vediamo alla prossima lezione, e vi lascio con l'esecuzione di questo semplicissimo brano pop strumentale, e ripeto, ci vediamo alla prossima lezione. Buono studio, ciao!
Thank you.